Per esempio, quando Rosa Russo Iervolino ha denunciato, giustamente, insomma, durante le elezioni, l'infiltrazione dei clan di Camorra nella gestione del voto, e la Procura ha fatto partire le indagini, hanno scoperto che nel centro storico il voto di scambio era stato gestito da alcuni, ovviamente non vuol criminalizzare il partito, ma alcuni esponenti della Margherita e alcuni esponenti dell'Udeur. Ed è calato il silenzio. A me dispiace quando una parte politica vince le elezioni, per esempio in Sicilia, allora quindi vince le elezioni, viene detto, no, per la mafia, e quando un'altra parte politica vince le elezioni per i voti in Campania e in Calabria, 'Ndrangheta e Camorra scompaiono.